Sono Alfred Ramoda Osterman e insieme a mia moglie Bettina ho scritto un libro su un argomento molto importante per un sacco di gente. Sono psicologo da più di 30 anni ormai e negli anni mi sono imbattuto in un argomento molto importante che è la perdita prenatale di un gemello nel grembo materno. Abbiamo scoperto che ben poco si sa di questo argomento e il nostro primo libro è stato proprio La sindrome del gemello scomparso, che ha toccato profondamente tantissime persone, è ancora un best-seller e abbiamo ricevuto così tante lettere, così tante email e così tante testimonianze dalle persone che sono state toccate da quel libro direttamente, così che abbiamo scritto un secondo libro che è soprattutto un mosaico di testimonianze di persone che stanno affrontando in un modo o nell'altro le conseguenze spesso molto pesanti nelle loro vite di adulti dell'aver perso un gemello quando erano nel grembo materno. Proprio oggi riguardavo il libro e davvero un mosaico toccante di testimonianze. E lì scopriamo tanto sugli altri, come si sentono. E questo secondo libro, con tutte le molte lettere che abbiamo ricevuto, abbiamo pensato fosse importante perché se siete toccati dalla perdita di un gemello nel grembo materno, sarà importante sapere che anche se avete il vostro modo di pensare e di sentire la cosa, non siete soli, ci sono delle altre persone che sono tanto pazze quanto voi. Ma in molti modi, ciascuno di noi è diverso e ogni perdita di gemello in grembo viene percepita in modo diverso, ma le conseguenze nella vita quotidiana spesso sono davvero molto simili. Il nuovo libro contiene le testimonianze di forse una sessantina di persone e davvero può essere molto utile tutto questo per capire anche la propria storia. Trovate nel libro anche qualche poesia di autori internazionali e questo non solo per aggiungere un contesto lirico, ma perché sono stati molti i musicisti, i poeti che hanno perso un gemello nel grembo materno e per loro questo è stato un problema. Peraltro anche le persone che ci hanno scritto, ci hanno mandato delle loro poesie, dei disegni, delle foto, di tutto questo è nel nostro secondo libro. Vi mostro la versione tedesca originale del libro. Il titolo letteralmente è Ho perso il mio gemello. I gemelli nati soli raccontano la loro storia. Sulla copertina vediamo un dipinto che è fatto da un nostro paziente dove due embrioni sono intensamente collegati. Mi è molto piaciuto questo disegno. E poi c'è un'altra foto che trovate sul retro di questa copertina tedesca originale. È davvero un ottimo libro perché le persone che hanno letto il nostro primo libro, in cui ci sono tanti fatti scientifici citati e molti fatti psicologici, e c'era anche qualche testimonianza, bene, qui abbiamo una raccolta di ulteriori testimonianze che approfondiscono ulteriormente il tema. Ancora una volta mi piacerebbe rientrare nel grembo, che è qua in questo piccolo modello dove vedete due piccoli embrioni che sono profondamente collegati fra loro. Per molte persone
vedere questi modellini così connessi tra loro è toccante, sono connessi cuore a cuore, anima ad anima nel grembo, che è anche rappresentato nella copertina. Mi piacerebbe ancora una volta spiegare quello che avviene nel grembo. Molto spesso una gravidanza comincia con più di un piccolo in grembo. All'inizio, molto spesso, gli embrioni sono due o tre annidati nell'utero e molto spesso uno di loro muore poche settimane dopo i primi battiti cardiaci o sei settimane dopo, due mesi dopo. Però quel breve tempo che gli embrioni hanno passato insieme è stata un'esperienza molto intensa. È stato come essere uno. Molto spesso i due cuori battono all'unisono, come potete vedere in tante canzoni d'amore, poemi, i famosi due cuori che battono all'unisono. Questo davvero accade a questi due in questo modello. Ma qualsiasi cosa la natura produca in generosa quantità, alla fine però soltanto quelli più forti sopravviveranno. E quindi che cosa accade nel grembo? È che, per esempio, uno di questi due diventa più piccolo, l'altro più grande, il battito cardiaco di questo si fa più debole e rallenta. E questo è sempre qui e presumibilmente prova panico, shock, paura, tristezza, la sensazione che qualcosa di catastrofico sta accadendo. Poi il gemello muore, il suo cuore non batte più, non c'è più, magari svanisce prestissimo, oppure il suo corpo morto rimane vicino ancora per un certo tempo al sopravvissuto e poi il sopravvissuto è solo. Anche se il cervello non è ancora perfettamente sviluppato, il paradiso in cui è vissuto fin qui se lo ricorda ancora, ma si ricorda anche lo shock, la solitudine, le paure e molte altre sensazioni e sentimenti che sono profondamente ancorati in questo piccolo embrione o feto. E questa sarà una chiave importantissima per il resto della sua vita. Molte di queste persone che sono rimaste sole nel grembo avranno tante difficoltà nella vita ad essere felici, a vivere una vita amorosa interamente. Avranno un sacco di paure perché già hanno esperito una grande catastrofe quando erano piccolissime, la sensazione di essere assolutamente incapace di salvare l'altro, la sensazione di non essere in grado di aiutare. Dunque la catastrofe accade e questo piccolino è lì e non può farci nulla, e questa sensazione di impotenza diventa molto importante spesso nella sua vita. D'altro canto, il sopravvissuto cercherà spesso di avere durante la vita una relazione con il suo partner che sia intima quanto quella che aveva col gemello quando questi stava bene. E quindi ci sono delle catastrofi in vista anche per la vita amorosa, perché molto spesso l'altro non vuole una relazione così stretta, oppure certe relazioni così strette a volte sono tali per cui uno rappresenta il gemello per l'altro, ma in tal caso la sessualità si fa più fraterna, non è intensa, è piuttosto tiepida certe volte. Oppure può accadere che il cadavere dell'embrione resti a lungo accanto al sopravvissuto e per lui essere nell'utero
con il cadavere di qualcuno che ha amato così vicino diventa un viaggio dell'orrore. Da adulto questo embrione, diventato un uomo adulto o una donna, cercherà un partner, spesso dell'altro sesso, ma non obbligatoriamente. E quando sarà con lui, vicino a lui, gli tornerà in mente l'orrore intrauterino dell'aver dovuto stare appiccicato al cadavere del gemello, per cui si ritirerà molto velocemente dalla relazione perché per lui sarà troppo. Questo fa anche parte della vita amorosa che è influenzata dalla perdita di un gemello, la quale ha molti altri effetti. Era quello che volevo mostrarvi, quindi adesso ricopro gli embrioni e vorrei parlarvi degli effetti della perdita di un gemello, perché certe persone che hanno perso un gemello hanno anche l'impressione molto forte di anelare a qualcosa per tutta la vita, in cerca di qualcosa, ma non ottengono mai quello che vogliono davvero, non sono mai paghe. Alcuni sopravvissuti hanno anche un forte senso di colpa, come se inconsciamente avessero ucciso loro l'altro o fossero responsabili della sua morte, perché magari hanno assorbito troppo ossigeno, troppo cibo, magari di averlo ucciso perché hanno fatto il movimento sbagliato che ha schiacciato il gemello, cosa che accade molto spesso in realtà, accade davvero, però è raro questo caso. Ciò nonostante, queste persone possono sentirsi davvero molto colpevoli e non osano fare una buona vita, avere dei soldi, essere più o meno ricchi perché hanno commesso un crimine grave, così che sentono la cosa, anche se non è assolutamente così. Quali altri sintomi sono importanti? Principalmente l'impressione di sentirsi incompleti, come se qualcosa mancasse. Questa è la cosa più importante. Naturalmente abbiamo scritto molto su questo argomento nel primo libro e le reazioni al primo libro sono state toccanti. Ci hanno chiesto come avete fatto a descrivere la mia vita con questa precisione senza neppure avermi incontrati. Non mi avete mai visto, non mi avete mai incontrato, ma descrivete la mia vita come se mi aveste conosciuto per tante sessioni terapeutiche. Queste testimonianze sono state raccolte alcuni anni dopo la scrittura del primo libro e questa volta vogliamo condividerle con altri lettori. Per certi versi non siamo esattamente noi gli autori. Abbiamo lavorato sul testo per dare una forma che fosse di piacevole lettura, ma fondamentalmente possiamo dire che gli autori sono le persone che hanno letto il nostro primo libro, persone che hanno fatto seminari con noi, persone che hanno trovato nel primo libro tante risposte. Il secondo libro è una raccolta di testimonianze di persone che sono state coinvolte personalmente dalla perdita di un gemello e leggendo queste testimonianze anche voi potrete rispondere a certi vostri interrogativi del tipo: come posso reggere la perdita di un gemello in grembo? Quali sono i modi per affrontare questo? E se ho certi problemi strani che sembrano un po' folli ad altri, in questo libro posso trovare altra gente che ha i medesimi. Sono matti come me.
con un sacco di tic psicologici e altre cose, e scoprire delle risposte. Sì, queste cose possono essere collegate alla perdita di un gemello in grembo, e per alcune persone sarà una rivelazione. Sì, sono così com'è, e c'è una ragione perché io sono così. E questo mosaico può dunque essere un eccellente plus rispetto al primo libro, e può essere anche un modo per entrare nell'argomento della perdita del gemello. Si può entrare da qui, leggendo le testimonianze, scoprendo che ci sono altre persone che in un modo o nell'altro si sentono come mi sento io, non sono solo, e soprattutto sento queste cose nella vita quotidiana. Tornando al primo libro, che adesso è stato tradotto in ulteriori 8 lingue, pubblicato in 8 lingue, la prossima in arrivo è il polacco, è un bestseller da anni nelle versioni tedesche, francese, e anche in Italia ormai lo si conosce sempre di più. Quindi continuiamo a ricevere email e feedback a questo libro, e certe volte il nostro studio va in crisi perché ci sono così tante testimonianze che riceviamo ed è davvero toccante leggerle tutte. Forse non riusciamo sempre a rispondere a tutte le email che riceviamo, perché sono semplicemente troppe, ma siamo sempre molto grati quando possiamo leggere un'altra storia, un'altra testimonianza, è qualcosa di commovente. Facciamo seminari anche in Italia, che più o meno sono intitolati percorsi di guarigione per gemelli sopravvissuti, e naturalmente quando li facciamo è un po' come una terapia di gruppo, e lì si fa molto di più di quanto si può fare solo scrivendo un libro, perché ci sono degli esercizi in piccoli gruppi per ricontattare l'atmosfera prenatale. E anche facciamo esercizi di coppia che sono molto intensi, dove uno rappresenta il gemello scomparso, non il suo gemello scomparso ma quello di un altro, e i partecipanti esperiscono di nuovo quel paradiso nel grembo, ma anche il momento della perdita, che è molto doloroso, e spesso ricorda loro lo stato di shock che hanno esperito quando erano così minuscoli. E mostriamo anche delle vie per uscire da questo dramma avvenuto in grembo. È un processo molto profondo. Abbiamo un sito web per chi di voi parla francese o inglese, non abbiamo ancora un sito italiano, non lo possiamo fare, ma in Italia Amrita, il nostro editore, è ottimo anche per prendere contatto. Abbiamo un website in francese e in inglese che si chiama constellation.info, e qui trovate altre informazioni in inglese e francese. E lì trovate anche i seminari italiani. Oddio, ci sono così tante storie toccanti in questo libro che mi è difficile sceglierne una. Una però l'ho trovata particolarmente toccante, perlomeno è quella che mi viene in mente adesso, che è la testimonianza di una donna che ha continuato a cercare la sorella gemella inconsciamente, senza sapere che era proprio quella che le mancava. Addirittura ha giocato un sacco con le proprie foto, foto personali di lei quando era giovane, e le ha manipolate con Photoshop. Per esempio, ha preso la foto di una sua amica con cui era in vacanza e ci ha messo la propria testa al posto di quella della ragazza, e così si è vista doppia, e dice: in questa foto sono io, ed è come se il mio fratello gemello avesse avuto questa apparvenza se fosse stato vivo. È una foto che mi ha toccato molto e che trovate nel libro.
E oltre a questa bella testimonianza me ne viene in mente un'altra in cui una donna ha imparato ad affrontare i suoi sensi di colpa. Si sentiva sempre in colpa e racconta come ha scoperto via via che quelli erano i sentimenti dell'embrione che lei era quando aveva perso il gemello, e così a un certo punto capisce che la colpa non è reale, fa parte della storia avvenuta nel grembo, e l'argomento della colpa diventa per lei qualcos'altro, cioè la rivelazione, per capire finalmente e sbarazzarsene. Anche questa è una bellissima storia, una bella testimonianza. Provo a raccontarvene ancora una. È la testimonianza di un uomo che componeva musica da film e aveva una bella azienda ed era diventato anche ricco con le sue musiche da film, e racconta che le melodie gli arrivano dall'altra parte, cioè il gemello che è morto canalizza la musica fino a lui, e lui si mette a suonarla sul piano, emerge la melodia e la fa diventare il tema di un film. Questo è molto interessante, perché aver perso il gemello non è soltanto un'enorme perdita, ma può trasformarsi in una straordinaria occasione. In questa testimonianza la cosa è molto chiara. Potrei anche parlarvi degli aspetti positivi dell'aver perso il gemello, perché ovviamente sono sempre preso dai sintomi psicologici e corporei che sono difficili, ma spesso accade che i gemelli sopravvissuti sono estremamente sensibili, e questa è l'occasione, questa è una chance nel lavoro, nella creatività, nella capacità di comprendere e aiutare gli altri. Quindi può diventare un grande vantaggio per un gemello nato solo. E se capite questo, capite una chiave importante per capire i segni della vita, che a volte sono così difficili per un gemello solo. Io amo molto questo secondo libro perché è una raccolta di queste testimonianze personali così varie tra loro e tutte così interessanti. Mi piace anche questo mosaico poetico in cui ci sono alcuni disegni, alcune fotografie, alcune di esse molto creative. È una bella raccolta di materiale che serve a capire più a fondo la propria storia. Bene, grazie per avermi ascoltato fin qui e a tutti voi. Arrivederci.